Bentornate in studio, mie carissime amiche, siamo in compagnia di Mariangela Spinazzola, il nostro tecnico della prevenzione. Buongiorno Mariangela. Ti informo che le puntate fatte nel periodo prepasquale, quindi tra uova di cioccolato e colomba, sono state molto apprezzate, quindi evidentemente insomma questa è la linea corretta da seguire per dare degli utili consigli alle nostre amiche a casa. Oggi apriamo un'ampia finestra su un argomento molto interessante, i prodotti che troviamo normalmente all'interno dei supermercati o delle gastronomie che hanno però già un procedimento di cottura, quindi cibi precotti, normalmente sono anche le minestre, non parliamo di succedati o congelati, adesso magari li vedremo, perché da noi comunque non è una buona abitudine utilizzare queste minestre già cotte che bisogna semplicemente riscaldare nel fornetto piuttosto che in padella o nel tegame, però ci sono effettivamente dei prodotti che invece sono entrati un po' nella routine quotidiana delle nostre case, perché magari per essere preparati ci vuole un po' più di tempo, se presi normalmente, invece così insomma nell'arco di pochissimo sono pronti, quindi della serie cotti e mangiati. Allora io ho preso una confezione di lenticchie, una di ceci, una di un sugo già pronto e due confezioni di diversi tipi di risotto, di quelli che però veramente in 5 minuti con un po' d'acqua, aggiungendo poi eventualmente a proprio gusto del burro piuttosto che del parmigiano, sono pronti. Quindi Mariangela, in realtà è una produzione che sta prendendo mano, esatto, anche qui da noi, nella nostra terra. Sicuramente per una questione di comodità, per una questione di tempo, avere questa roba in casa ti consente nell'arco esatto di 10 minuti e un quarto d'ora preparare un piatto veloce. Però cominciamo per ordine. Intanto, come sempre, io ti chiedo quali sono le cose che devono essere osservate attentamente quando si decide di comprare un prodotto di questo genere. Dunque, la cosa da tenere ben presente sono gli ingredienti che, come noi ogni volta abbiamo visto, devono avere una maggiore quantità di ingredienti in oggetto, tipo ad esempio se stiamo parlando di lenticchie, noi dobbiamo avere tra le diciture degli ingredienti, innanzitutto come primo ingrediente le lenticchie e poi tutte le varie, le vari ingredienti. Però da tenere presente in questi casi il contenuto di eventuali addensanti o coloranti, oppure comunque se ci sono degli additivi. In quel caso, siccome comunque le nostre telespettatrici ormai abbiamo anche insegnato parecchie cose e dunque devono anche saper leggere, devono stare ben attente affinché questi prodotti non devono contenere né coloranti né anche additivi. Per quanto riguarda le addensanti diciamo che sono molto comuni, come ad esempio del glutamato oppure dei prodotti a base di lattosio, quando vediamo se lattosio di soia, ci sono i vari componenti, quali sono degli addensanti, lì è chiaro se ci sono lo fanno perché effettivamente devono dare un sapore diverso al prodotto, perché che cosa succede? Quindi, scusa un attimo, l'addensante sì. Effettivamente io pensavo tutti riferissi, per esempio se noi prendiamo questa confezione di lenticchie piuttosto che questa di ceci, vedete, sono contenuti in liquido, no? Sì. Quindi non parliamo di quelli. No, stiamo parlando praticamente delle minestre. Ah, quindi di questi prodotti precotti, esatto. Che sono però, hanno subito il procedimento. Sì, allora perché si chiamano prodotti precotti? Perché hanno subito un trattamento a vapore e acqua, dove avviene una disidratazione, esatto, del prodotto originario, e dopo la disidratazione invece avviene una micronizzazione ad una granulometria decisa in base chiaramente a quello che si deve preparare. Si tratta di minestre, può avere una granulometria di diametri più grandi, oppure ad esempio può essere proprio in polvere e dunque proprio micron. Micronizzazione deriva proprio da micron, che è la misura del piccolo granello che si è formato mettendosi all'interno della minestra. Una volta che subiscono questo processo, è chiaro che noi andandole a preparare, li possiamo preparare immediatamente. Però
però una volta che diciamo che il processo di disidratazione lo subiscono proprio perché non si vogliono perdere i valori nutrizionali. Infatti i valori nutrizionali rimangono tutti, però per dare maggiore sapore che cosa fanno? Inseriscono praticamente degli addensanti che danno più sapore, che può essere anche a base di sale. Infatti questi prodotti, la caratteristica che hanno è che contengono parecchio sale e dunque per gli ipertesi è poco consigliato, ho capito. Ecco, però diciamo come procedimento possiamo stare tranquilli. Sì, sì, hanno tutti i valori nutrizionali effettuando questa disidratazione a vapore acqua. Comunque di regola ci deve essere anche scritta e c'è tipo di infatti. Infatti, se riguardiamo per favore le confezioni, grazie. Ecco, vedete, questi sono, ecco, sono elencati proprio i valori nutrizionali di cui parlava appunto prima la nostra amica dottoressa. Sono questi qua, sì. Anche qui lo troviamo, vedete, lo troviamo qua. Ecco, quindi troviamo regolarmente il numero di codice che identifica la partita, come ci ha insegnato Mariangela, troviamo la data di scadenza ultima, ovviamente riferito il lotto di produzione, riferito il peso netto. Peso netto e quella E sta a significare, esatto, che comunque potrebbe oscillare. Quindi vedete 67 grammi E, anche qui vedete 175 grammi E. Ovviamente tutte queste indicazioni poi viene detto come possono essere cucinate, viene detto come possono essere arricchiti nel gusto. Naturalmente tutto questo si riferisce al prodotto però chiuso, sigillato correttamente. Deve essere esclusivamente, cioè queste minestre, una volta che hanno subito questo processo, sono sicure perché una volta che vengono raccolti i prodotti, poi nell'arco di poche ore avviene questa disidratazione, altrimenti perdono il valore e il potere nutrizionale. Dopodiché poi, una volta che viene subito questo processo di disidratazione e poi dopo comunque questo processo di, anche di micronidrazione, viene inserito immediatamente all'interno delle confezioni. Perché? Perché comunque all'interno delle aziende ci possono essere dei problemi, soprattutto se si tratta di aziende alimentari, dove devono essere attenti ai vari punti critici che ci sono. Per punti critici ci potrebbe essere sia chiaramente la polvere, che voglio dire in niente potrebbe essere confusa all'interno diciamo dell'alimento, e poi anche perché diciamo le varie aziende hanno diverse esche, proprio perché ci potrebbero essere degli animaletti che potrebbero intervenire. Allora, per evitare tutto ciò, la chiusura avviene direttamente nella linea di produzione, così si evita di tenere dei prodotti aperti ed eventuali animali non possono andare comunque a contaminare l'alimento. Ovviamente una volta aperto il prodotto va consumato. Esattamente. E una volta cucinato, Mariangela, può essere, per esempio, ne avanza un po', si decide di non buttarlo, può essere mantenuto per esempio in frigorifero? Ah sì, può essere, allora noi ci dobbiamo comportare come i classici alimenti, cioè una volta che noi facciamo una minestra che la cuciniamo, dopo la possiamo conservare, noi abbiamo detto che la possiamo conservare nei vari contenitori di vetro, di plastica, e poi comunque non dobbiamo superare i 2-3 giorni. Altrettanto queste minestre sono uguali identiche, una volta che le abbiamo preparate dobbiamo utilizzare gli stessi metodi di conservazione, né più né meno. Bene, qui invece abbiamo una confezione di un sugo già pronto. Che cosa possiamo dire di questo prodotto in vetro? Allora, questi prodotti, a differenza degli altri, hanno, per quanto riguarda diciamo, il sugo dei vari ingredienti che ci sono, e qui comunque ci possono essere anche degli addensanti, dei coloranti, li dobbiamo stare attenti a controllare la presenza. Però per quanto riguarda questi sughi è chiaro che all'interno dell'azienda c'è un sistema di tracciabilità dove sono evidenti le materie prime che si sono utilizzate e anche la qualità delle materie prime che si sono utilizzate. E diciamo che per quanto riguarda i sughi è molto relativo, perché già di per sé il pomodoro ha un pH acido, dunque permette la conservazione naturalmente. Invece per quanto riguarda gli altri prodotti, voi vedete ad esempio i ceci, visto che il prodotto, comunque la confezione è trasparente, sì. In quel caso c'è un liquido di governo, viene chiamato. Allora, il liquido di governo cambia a seconda della tipologia degli alimenti che stiamo trattando. Abbiamo visto precedentemente le mozzarelle, quando facciamo la puntata relativa ai formaggi e ai latticini,
hanno un loro liquido di governo, altrettanto per quanto riguarda questi, che poi per quanto riguarda le lentiglie è costituito da acqua e sale, principalmente perché il sale è un buon conservante. Quando si aprono queste confezioni, quindi questi legumi che sono tenuti in questo liquido di governo, in realtà arriva un odore, insomma, che non è proprio, no, gradevolissimo, almeno questa è stata la mia esperienza. Sì, ecco, allora faccio una domanda: quel liquido può essere utilizzato nella cucina, cioè la confezione direttamente aperta e lisciata nel tegame contenente magari già il pomodoro soffritto con cipolla o altro, può essere direttamente utilizzato così, o è meglio sciacquare prima i legumi sotto l'acqua fresca, allora, e poi no, utilizzarli? Dunque, se non li sciacquiamo perdiamo eventuali sostanze tipo vitamine o comunque dei sali minerali presenti. Ah, quindi perché anche quell'altro. Sì, stando diciamo all'interno, quel liquido trattiene anche queste sostanze che a livello nutrizionale servono, diciamo, all'essere umano. Allora sarebbe ideale mettere direttamente tutto e non sciacquarle, proprio per non perdere vitamine. Però l'unica accortezza magari che, visto e considerato che comunque lì è acqua e sale, di non mettere altro sale, perché altrimenti diventa disgustoso perché sarebbe troppo salato. Siccome già mettono il sale per conservarlo, evitiamo di farlo. Poi al massimo, se qualcuno gradisce del sale, lo mette successivamente, però durante la cottura, proprio a livello, cioè un consiglio chiaramente per una alimentazione esclusivamente, poi no, comunque può venire tutto, certo. Invece mi faccio di riferimento, quando lo apriamo, quel cattivo odore è dovuto al fatto che comunque la conservazione è chiaro che crea questo odore, diciamo, poco gradevole, però piuttosto quando si apre, la cosa a cui bisogna stare sempre molto attenti è comunque di vedere, di sentire quel puff che fa capire che effettivamente il prodotto non ha subito delle cariche microbiche superiori agli standard, e in quel caso praticamente il prodotto è un prodotto sano da un punto di vista di sicurezza alimentare. Ecco, cos'altro possiamo aggiungere, Mariangela, per quanto riguarda l'acquisto di questi prodotti, che tra l'altro hanno un costo davvero accessibilissimo, sì, calcolate che abbiamo intorno agli 80 centesimi, quindi 80 centesimi, un prodotto già cotto, un prodotto pronto per essere utilizzato, beh, è sicuramente, insomma, un buon guadagno, no? Quali sono gli accorgimenti per poter acquistare ed essere sicuri di aver acquistato un buon prodotto? Attenzione, io non parlo di marche, perché ormai lo abbiamo capito, non sempre il nome altisonante, quello maggiormente pubblicizzato, significa prodotto di qualità. Quindi impariamo noi, indipendentemente da quelli che sono i messaggi pubblicitari, a capire e a riconoscere un buon prodotto. Quindi, per esempio, questi sono in latta, questi invece sono in vetro. Allora, che direzione bisogna prendere? Naturalmente in vetro è visibile, no, il prodotto, quindi sì, quello senz'altro può essere una buona indicazione. Innanzitutto però deve essere per alimenti, come abbiamo visto, ci deve essere la dicitura. Beh sì, in vetro effettivamente è evidente il prodotto, che cosa contiene, diciamo, anche direttamente nel nostro occhio a vedere, anche se comunque abbiamo visto precedentemente che le varie malattie alimentari che ci sono non è detto che comunque siano visibili all'occhio umano, perché ci sono comunque delle spore che si nascondono anche all'interno dell'alimento o anche comunque nel liquido di governo stesso. Per quanto riguarda invece le latte, sono comunque sicure perché sono, diciamo, prodotti per alimenti, però la cosa da tenere molto presente, perché io noto questo quando si va anche all'interno delle attività, la conservazione. Una volta che viene effettuato lo strappo della latta, che succede? Per conservarlo, che cosa fanno? Mettono della carta stagnola sopra o comunque della pellicola. Allora, diciamo che la pellicola va bene, però se si tratta di carta stagnola è sempre da vedere, da fare riferimento se si tratta di un cibo acido o comunque se si tratta, sì, diciamo, come abbiamo detto, dei vari cibi. Certo, certo. Allora, la cosa che consiglio nel caso di avere a disposizione un tappo, il classico tappo bianco, quello che si mette sulla Nutella, in modo che quando copriamo con quello che è in plastica va bene per tutte le cose. Teoricamente potrebbe anche essere messo in un boccaccetto. In un altro boccaccetto, esattamente. Sì, 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 sì. Va bene, abbiamo visto quindi
italiani che comunque sono prodotti sicuri, sono prodotti che possono essere utilizzati, sono prodotti convenienti da tenere in casa, specialmente per chi corre e viaggia alla velocità della luce perché anche lavora. E abbiamo imparato un'altra cosa per quanto riguarda questo tipo di prodotti. Io ti ringrazio, grazie Mariangela, l'appuntamento con te alla settimana prossima, parleremo delle vite gassate questa volta, cercheremo di capire bene anche di quello che va fatto. Io adesso cedo la linea alla regia, ma ci